terze dosi che possono fare in questo momento tutti quelli che hanno fatto la dose, che hanno più di 60 anni e che hanno fatto la dose da almeno 6 mesi. In più, sempre di questa categoria, possono farlo tutti i fragili, che lo possono fare il personale del mondo sanitario. Ne abbiamo fatte circa 12.000, è necessario che continuiamo. Ovviamente è quasi inutile, è fondamentale che si facciano anche le prime e le seconde, perché se non alziamo il livello complessivo di protezione immunitaria, poiché il virus, ce lo dobbiamo ricordare, il virus continuerà a circolare, non scompare, non è scomparso. Se siamo vaccinati abbiamo creato una barriera che ci protegge, non in modo assoluto. I salivari però per fortuna fino adesso non ci dicono che c'è un contagio diffuso nelle scuole e questo è di aiuto e di rassicurazione, però poiché ci sono questi picchi e iniziano a comparire con maggiore insistenza, precauzione, per cui vaccini e misure, mascherine, distanziamento, non ne dimentichiamo, serve aiutarci a proteggerci. Le terze dosi si dovranno fare, io dico che lentamente dovremmo ragionare nella terza dose per tutti, con la cadenza con cui abbiamo fatto le dosi precedenti, prima i più anziani, prima i fragili, prima le cose, a scalare dovremmo arrivare a questa diffusione di protezione per tutti quanti. Per chi ha meno di 60 anni fino a 18? Come è successo precedentemente, dal livello nazionale ci diranno, è facile prevederlo, che fra poco dovremo vaccinare anche le scuole, che dovremo vaccinare anche le forze dell'ordine, che man mano prima i cinquantenni, poi i quarantenni, fino ai 18 anni si dovranno vaccinare.